finisce un mese, ne inizio un altro e faccio il recap del mese. Come non facevo da tantissimo tempo, ora la serie la facciamo un po' meglio. Devo attivare la registrazione schermo e vi parlo dei dati, dei miei dati, di quello che è successo poi in questo mese e di quello che vedrete nel prossimo. È il primo di novembre, si comincia con le canzoni natalizie e spero che il canale faccia almeno il doppio delle visualizzazioni che ha fatto questo mese scorso, perché è andato davvero davvero male l'ultimo. E ora vi racconto un attimo cosa ho fatto su YouTube, le mie analisi, come sono andati tutti i video che sono usciti. Ora non è che vi faccio proprio vedere le analytics, però è andato comunque parecchio male il canale. Anche vi volevo far vedere tipo le impressioni, solo 10.000, che sono comunque sembrano tante ma sono pochissime, ovviamente quante volte sono finito nelle home o nei consigliati della gente. Visualizzazioni malissimo, malissimo davvero, 437, davvero davvero male. Spero arrivare alle 1000 in novembre, non mi dispiacerebbe. Le 1000 l'ultima volta, 1000 visualizzazioni in un mese non mi sembra da marzo. Sì, infatti da marzo, che è stato un mese. Ora non si fanno più, ma speriamo che questo novembre torniamo un po' col botto. Ma perché? Perché ottobre è fatto veramente davvero davvero schifo. Io vi dico solo che ho fatto un video 8 ottobre, ok, già da una settimana. Poi un altro 18 ottobre, quindi dopo 10 giorni, aia. Poi vabbè 22, 24, 27, lì è abbastanza regolare, uno anche il 31. Però comunque ho abbassato molto anche le visualizzazioni subito a video, non so perché ottobre è andato parecchio parecchio male. E anche tempo di visualizzazione sono 104, questo dimostra molto, 10,4 ore, 10 ore e 40 penso siano, eh? Non lo so, non sono bravo in matematica. E ora per novembre ho in programma anche una bella spesa, cioè anche poi io sono tirchio dentro, visto che sono un giovane ragazzo, vabbè. Cioè la spesa non mi riguarda, cioè in parte non mi riguarda neanche direttamente, fortunatamente non è neanche così tanto grande, però per quello che è sì. E però sono molto contento, vedrete i frutti di questa cosa e non la cosa in sé sul canale. Spero di parlarvene in più di un video e vi parlerò anche di un altro progetto, penso, se non ve ne parlerò a fine anno, non lo so. Arriverà anche qualche nuovo progetto molto interessante, una bella programmazione molto fitta per questo mese. Ora non me la vorrei gufare, ma almeno 3 video a settimana li avrete, più il secondo canale, dove anche oggi uscirà un video alle ore 18. E questa roba mi rende veramente contento di riuscire a lavorare così. Però comunque ci avrò un po' da studiare, ci avrò un po' di cose da fare, quindi non lo so, c'ho qualche video già pronto e questa è una roba che mi salva comunque. Ah, vi volevo far vedere questo nuovo spot di registrazione. Ho impostato, ho trasportato camera mia in cucina, questo è un poggia telefono per registrare molto interessante. E però boh, volevo far vedere, ogni tanto mi invento questi nuovi spot di registrazione.